dinosauri in Italia, realizzato dal gruppo Panda Giganti della Settimana dei Dinosauri di Estate Musei 2023. Quando? L'era dei dinosauri è conosciuta come Mesozoico, che va dai 252 a 66 milioni di anni fa ed è diviso in tre grandi e famosi periodi: Triassico, il più antico, Giurassico e Cretaceo. Dove? Durante il Mesozoico l'Italia era divisa in tante piccole isole, ma troviamo lo stesso la presenza di dinosauri da sud a nord Italia. Abbiamo una grande presenza di impronte sulle Alpi e in particolare sulle Dolomiti, mentre gli scheletri più famosi li troviamo nella provincia di Trieste e Benevento. Monte Pelmo. Tra le tante impronte che possiamo trovare in Italia, le più importanti le troviamo sul Monte Pelmo. Sono molto antiche e risalgono al Triassico. Tre piste sono state attribuite a tre diversi gruppi di dinosauri che hanno camminato in una fanghiglia calcarea di piano di marea. C'erano piccoli dinosauri carnivori di medie dimensioni, dinosauri erbivori quadrupedi e probabilmente dei piccoli dinosauri bipedi erbivori. Il calco della roccia che riporta le impronte è visitabile al Museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore, Belluno. Ciro. Nel 1981 fu ritrovato a Pietraroia, in provincia di Benevento, un fossile di un piccolo rettile, 50 cm circa, di Scipionix samniticus, soprannominato Ciro. Nel 1998 fu riconosciuto come primo dinosauro fossile rinvenuto in Italia e come uno dei fossili più importanti nella storia della paleontologia per il suo eccezionale stato di conservazione. Recentemente hanno riesaminato il fossile con l'aiuto di tecniche innovative, scoprendo che gli organi interni sono fossilizzati in modo ancora più eccezionale, dandoci anche campioni cellulari. Antonio e Bruno, tra gli scheletri di dinosauri più importanti in Italia e nel mondo, abbiamo Antonio e Bruno, entrambi Tetisadros insularis, ritrovati nella ex cava di Villaggio dei Pescatori, a Trieste. Questi dinosauri vissero durante il Cretaceo, 80 milioni di anni fa, periodo in cui l'Italia presentava un clima caraibico. Il Tetisadros insularis è un dinosauro erbivoro, ornitopode e di taglia media. Insieme ad Antonio e Bruno, nello stesso posto vivevano coccodrilli, pterosauri, pesci, gamberetti e microfossili. Antonio e Bruno si possono visitare al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste.